quest'anno si può già fare un bilancio su come è andata per il momento questo inizio di stagione? Una stagione di chi? Della primavera? Settore giovanile? Sì, voglio dire, se dobbiamo fare un bilancio rispetto ai risultati sportivi siamo sufficientemente contenti, la primavera occupa, è vero che occupa la quinta posizione, però siamo tutti in pochi punti, abbiamo diverse squadre, è un girone nuovo il nostro, quindi ci troviamo ad affrontare squadre che non conoscevamo meno, e direi che insomma è chiaro che dobbiamo crescere sotto certi punti di vista, soprattutto nello stare attenti a non concedere troppo agli avversari, però credo che nel processo di crescita di questi ragazzi ci siano degli elementi positivi di cui dobbiamo tener conto. Per quanto riguarda le altre squadre, direi che siamo in linea con le aspettative rispetto al valore che queste squadre hanno in sé. No, non ho la sfera di cristallo, ci sono troppi elementi, troppe variabili che possono influire da questo punto di vista, quindi assolutamente non è il mio compito è quello di, insieme ai miei collaboratori, cercare di fare il meglio affinché questi ragazzi abbiano e siano messi nelle condizioni di poter esprimere il loro talento, le loro qualità. Non ti si aspettava da Locatelli già così decisivo per la squadra? Mi aspettavo da Locatelli la continuità di prestazioni che sta dimostrando, perché è un ragazzo che ha sempre messo impegno e ha sempre dimostrato qualità. Montella è stato bravo a dargli qualcosa in più, forse rispetto al percorso del settore giovanile. Credo che insomma, molti meriti siano di mister Montella, ma tanti meriti siano anche di Locatelli, insomma, di Manuel, che ha saputo rispondere al presente. Beh, noi come settore giovanile, insomma, quando qualche ragazzo arriva nell'ambito della prima squadra, nell'orso della prima squadra, e magari gioca con continuità, credo che ci sia un po' da dividere, di essere orgogliosi perché questi ragazzi arrivino lì, ed è giusto, insomma, che vadano dati qualche merito anche a chi ha lavorato in questi anni con i ragazzi. Ma ripeto, il merito è innanzitutto del ragazzo, di Manuel, piuttosto che di Gigi, piuttosto che degli altri, di Calabria, di Sciglio, eccetera. Cutrone sta facendo molto bene, potrebbe essere lui un elemento pronto anche per vista della prossima stagione? Non lo so, queste sono decisioni che prende il management della prima squadra.